Ciao a tutti, oggi sono in compagnia di questo vintage qua che devo andare a revisionare, che è una Kai GXC 510D. Questo è proprio un vero vintage. Dopo la sigla. Guardatemo qui che pezzo di storia che è questo. È un gran bel pezzo di storia. Allora, grosso modo dovrebbe funzionare, adesso lo provo, dovrebbe funzionare più o meno tutto, però c'è da dargli una bella pulita. Ho visto dentro, prendo lo sportellino, pinch roller, testina, eccetera, controllare eventualmente le cinghie che non siano in degrado, dare un'occhiata se c'è qualche elettrolitico da cambiare, controllare i livelli, insomma fargli una piccola revisione. Una cosa che ho visto è che quando apre lo sportello, vedete, si piega lo sportello ma non si apre, bisogna andarlo ad aiutare con la mano. Vediamo se riusciamo a sistemare anche questa cosina. Ok, vediamo un po' cosa funziona e cosa non funziona. Lo accendiamo. Allora, dicevo prima che lo sportellino, vedete, fa così, bisogna un attimo aiutarlo per riuscire. Secondo me qui c'è, boh, un supporto rotto o qualcosa. Andiamo a vedere. Facciamo play. Legge, l'uscita, vediamo. Sì, direi che l'audio esce. Adesso è finito il brano. Aspettiamo un attimo, ho beccato proprio la fine del brano. Due bei V-meter. Bene, direi che anche come giri mi sembra così a orecchio che vada bene. Vediamo, l'avanzamento lo fa un po' di rumore. Indietro, idem, fa questo rumore qua. Pausa, funziona. Benissimo. Allora, vado ad aprirlo subito senza perdere tempo perché dobbiamo guardare sia lo sportellino e poi, come dicevo, pulizia testine, eccetera, perché il pinch roller l'ho visto molto sporco. Procedo. Per prima cosa cambiamo la cinghia principale, che è molto lenta ed è anche un po', non è più gommata bene. Potrebbe dare qualche piccolo slittamento. Ok, così è bella tesa la cinghia, poi controlliamo i giri e va bene. Ora voglio guardare il discorso pulizia e lo sportellino davanti. Togliendo il carterino abbiamo libero accesso qua alle testine e al pinch roller per pulirlo. Però sì, quando qua faccio così si piega e se fosse possibile metterlo a posto non sarebbe male. Che strano sistema che ha di apertura. Ma ecco qua. Così abbiamo libero accesso a tutto. Anche la pulizia la riusciamo a fare benissimo. Vediamo il movimento di quello sportellino lì. Questo movimento qui non lo deve fare. Questo movimento qui di andare su. Perché se no sbatte contro la meccanica. Ah, è qui. Guardate dov'è il problema. È qua. Questa staffa si è allentata. Vediamo un po', la stringiamo per bene e voilà, guardate che spettacolo, perfetto.
perché questa fa un certo sforzo e col tempo si è rallentata. Bene, allora meccanicamente quello è a posto. Ora pulisco a modo il pin roller, così vediamo lo stato in cui è, in cui versa, e anche le testine. Ho pulito le testine, ho pulito il pinch roller, è venuto benissimo. Guardate come è fatto bene questa piastra, è fatta da Dio, tutto in metallo. Guardate qui questa cosa, praticamente qui dentro c'è una lampadina, quando il contagiri gira, fa girare questo cilindretto e di fuori nel frontale si vedono le spie che si inseguono, dall'idea del nastro che gira, fantastico. Meccanicamente facciamo delle cose proprio belline belline. Qui sotto abbiamo tutta l'alimentazione super schermata qua dal metallo, con tutti i suoi fusibili, trasformatore anch'esso schermato. Ho sistemato qui la flange, adesso apre correttamente e ci siamo. Vado a controllare i giri con la cassetta test. Proviamo subito. Facciamo play. I V-meter vanno bene. Andiamo a vedere. Perfetto. Abbiamo 1,01 kHz, ma ci sta per una piastra del genere che avrà 50 anni, forse anche qualcosina di più. Benissimo, la lettura viene pari. Per avere 50 anni, tanta roba. Ok, facciamo anche una prova poi di registrazione. Facciamo anche una prova di registrazione. Ah, l'azimuth, giusto, l'azimuth. Andiamo a fare anche l'azimuth. Andiamo avanti nella cassetta test, andiamo a prendere il nostro 6 kHz. Guardate il rullino che gira. Mi porto avanti con la cassetta. Poi devo collegare anche la seconda sonda, perché sennò non vedo niente. Upla, siamo andati forse troppo avanti. Vediamo un attimo. Sì, qua siamo sul 6000. Allora, vado a collegare la seconda sonda. In questa piastra per l'azimuth ci vuole, secondo me, una chiavettina esagonale, da quello che posso vedere. Esattamente. Userò un paio di pinzette, perché ci va una chiavettina esagonale, piccola piccola piccola. Bene, andiamo a controllare l'azimuth. Facciamo play, andiamo a vedere l'oscilloscopio cosa ci dice. Ci dice sì che c'è un leggero sfasamento, lo andiamo a correggere. Facciamo stop. Ho girato un po' la vitina di un quarto di giro, vediamo cosa ci dice l'oscilloscopio. Ma sì, dai, non è male, direi che così possiamo ritenerci soddisfatti, sempre visto l'età della piastra, eh? Ok, adesso blocco la vitina. Ok, mi è rimasto solo da guardare gli avanzamenti veloci, che funzionano bene, però fa un rumore. Devo guardare se c'è da lubrificare qualche perno, perché è un rumore solitamente quando ci sono dei perni che girano in modo secco, senza lubrificazione. Allora, in velocità fanno questo rumore. Guardo di lubrificare nei punti giusti, se individuo dov'è il rumore.
Ho scoperto da dove viene il rumore, è il contagiri. Quando va in velocità, vedete? È da lubrificare. Perfetto, non fa più nessun rumore. Via via, liscio, 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 liscio adesso. Bastato un po' di olio di grasso spray qua per eliminare quel fastidioso rumore. Non si sente neanche la cassetta girare. Perfetto. Non mi resta che fare le prove di registrazione, vediamo se i livelli si registrano in modo decente. Non possiamo aspettarci delle cose stratosferiche da una piastra di tutti questi anni, però che sia decente. Vediamo. Ho collegato già le sonde all'uscita, il generatore di bassa frequenza, mettiamo una nota da 1 kHz intanto, circa 1 kHz. E andiamo a fare rec, vediamo cosa succede. Rec, così. Andiamo a regolare sullo zero. Adesso qua abbiamo sì, potenziometri probabilmente da disossidare. Mettiamo sullo 0 dB, vediamo. Stavo guardando questi tasti che prima di partire con delle prove di registrazione devo disossidare questi tasti perché sull'oscilloscopio spingendo questi tasti mi fa delle cose strane. Mi fa queste cose qua. Allora, vedete? Mi alza e abbassa quella semionda lì, vuol dire che qua c'è dell'ossido. Vedete? Perciò è inutile che proseguo con le prove di registrazione, prima devo disossidare a modo tutti questi selettori, potenziometri. Ho disossidato tutto quanto, tasti, non tasti, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo un po' come si comporta adesso in registrazione. Vediamo un po' come si comporta in registrazione. Allora andiamo, stiamo così, lì, così. Così non saturiamo il nastro e siamo a posto. Allora, questo è l'equalizzazione del cromo. Esatto. Facciamo cromo, il Dolby che ci sia o non ci sia, non ci interessa, siamo a 1 kHz. Vediamo un po' cosa ci dice il nostro oscilloscopio. Allora, infatti che li mettiamo proprio pari pari, ecco così, proprio pari, eh? Lì. Andiamo a vedere l'oscilloscopio cosa ci dice. Stiamo mandando i due segnali perfettamente pari. Benissimo. Vediamo, andiamo indietro un pochino, non avevo azzerato il contagiri, lo azzeriamo adesso. Vediamo cosa viene fuori in registrazione. Aspettiamo un attimo. Andiamo un pochino indietro, così. Facciamo play. Direi che si sta comportando da Dio. Perché i V-meter sono circa pari, il segnale che viene fuori è praticamente pari, perciò direi che ci possiamo accontentare. Questo è un altro segnale, non c'entra niente, che c'era già sotto. Mi posso ritenere soddisfatto perché per una piastra che secondo me questa sarà, non lo so, vado a spanne del 75 o giù di lì. Poi magari se qualcuno lo sa me lo lascia nei commenti. Però
una piastra di praticamente 50 anni, forse anche un po' di più, che funziona ancora così bene, tanta roba. Bene, adesso inizio a rivestirla, pulisco il pannello prima di rimontarlo, così gli diamo anche una bella revisionata estetica. Poi vado a richiudere il tutto, farò una prova con un po' d'audio prima proprio di rimetterla nel mobile per vedere che tutto fili liscio e dopo può ritornare dal proprietario. Bene, la mascherina è montata, proviamo un attimo, facciamo una prova audio. Ok, giusto perché tutto vada bene. Adesso anche l'espulsione della cassetta la fa perfettamente. Vedete, la dà fuori anche su così. Perfetto. Agganciamo anche il suo sportellino così. Così vediamo se l'espulsione della cassetta la fa correttamente anche con lo sportellino. Perfetto. Vi ricordate che prima si impuntava e non apriva? Perfetto. Tasto pausa funziona. Bene. Direi che posso chiuderla del tutto. Questa botola è per il cambio della cinghia. Se l'apparecchio va negli Stati Uniti che si cambia da 50 a 60 Hz, si può cambiare si può spostare la cinghia nella sede dove gira più piano. La riparazione è conclusa della Kai GXC510D. L'ho messa qui, la tengo in prova perché poi tornerà al suo proprietario, però fa la sua bella figura qua. Mi piace molto, mi sono anche divertito a fare questa revisione perché non è stata troppo impegnativa e poi questo tipo di oggetti degli anni 70 a me piace molto. Bene, raga, vi do una salutata, sempre in gamba qua sui WhatsApp Channel, mi raccomando, un pollice. E non perdetevi i prossimi video. Ciao a tutti!